Bella zi, Claudio Amendola, se sei di Roma lo conosci. Se non sei di Roma e te guardavi Cesaroni lo conosci. Oggi continuiamo il format in cui andiamo a provare i ristoranti dei VIP. Alcuni risultano buoni, altri risultano meno buoni, altri non risultano. A 15.000 like il prossimo episodio, quindi scrivimi qua sotto quale andare a provare di chi. E appena raggiungiamo i 15.000 like, prendiamo lo zaino con Luca e usciamo. Noi stiamo là proprio a controllare i 15.000, 14.998, 99, namo. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Prima di andare avanti, volevo mostrarti una nazione sconosciuta e più. Montesacro, nazione indipendente fuori dall'Europa, è conosciuta principalmente per i suoi aperitivi, per i kebab e per le litigate per strada. Ci sarà però un motivo se tutti i food blogger romani vengono a fare aperitivo qui. Giulia, Surmacchio, Franchino, Tremabel. Ma Tremabel non è un food blogger. Però ci viene. Tutto cambiò dalla grande rivoluzione anarchica del 2018, momento dal quale Montesacro abbandonò l'ONU. Solo a pronunciare quella data il cielo piange. Dalla sera alla mattina noi montesacrini non potremmo più accedere a serie TV, film, videogiochi, la serie A. Lo tengo questo che fa un po' freddo. Però all'inizio le dicevo, perché tanti food blogger vennero qui? Perché a Montesacro avevamo e abbiamo ancora NordVPN. NordVPN è il servizio di VPN, leader del mercato, che ti permette di navigare in maniera anonima e sicura. E sto scendendo le scale al contrario. Giochi a quello che vuoi, guardi serie TV e film altrimenti non disponibili nella tua nazione, 5.400 server in 59 paesi. Cambi la posizione dove vuoi. Da quel giorno, anche grazie alla Threat Protection di NordVPN, avemmo protezione da annunci pubblicitari, tracker e malware, più di una semplice VPN. Ma non è solo per questo che tutti sti food blogger vengono qua. È anche grazie all'offerta di Natale. A questo link infatti puoi avere anche tu adesso il pacchetto NordVPN. La funzione antivirus, il blocco tracker con uno sconto esclusivo e 4 mesi in regalo. E non ti devi fare neanche problemi di software, perché a parte che da oggi NordVPN è disponibile pure in italiano, ma Windows, Mac, Android, iOS, NordVPN è disponibile per ogni piattaforma. Montesacro resiste e combatte. E ora che ti ho fatto conoscere questa splendida nazione, vieni anche tu a fare aperitivo a Montesacro. Scarica anche tu NordVPN. Ti devo raccontare un paio di cose. Proprio qua accanto, vicino allo studio di Canova, quindi un patrimonio internazionale, poco tempo fa Claudio Amendola ha aperto il suo terzo ristorante. Non ho provato gli altri due, ma ho provato la cucina del suo chef, Davide Cianetti. Davide Cianetti ha lavorato in bei ristoranti a Roma. Numa al Circo, Dal Bolognese, che è un ristorante rinomato a Roma perché ci vanno i politici, i VIP, ma da un secolo, cioè ci andava la Callas dal Bolognese. E da Pierluigi, dal 1938 Pierluigi, pure là ristorante storico, famoso soprattutto negli ultimi anni grazie alla sua cantina, che è d'eccellenza. E questo qua è lo studio De Canova. Il ristorante di Claudio Amendola si chiama Frezza, cucina de coccio. Perché? Perché c'è una sezione del menù in cui i piatti sono tutti quanti serviti dentro le terracotte tipiche. In più mi hanno raccontato che fanno la pizza romana, basta scrocchierella. E tra le pizze ce n'è una in particolare, è la pizza prosciutto d'oca e fichi, ispirata alla cucina kosher. Proviamola. Proviamola. E ecco qua, Frezza. Ci stiamo, prima cosa bella, nel locale c'è proprio Claudio Amendola. Vabbè che ha aperto relativamente da poco, quindi può essere pure quello. Però, boh, sembra una persona, accompagna le persone ai tavoli, sta là, chiacchiera. È la prima volta che veniamo in un locale di un VIP e ci sta effettivamente il VIP a lavorare addirittura là. Questo è il menù, c'è una precisazione da fa. Il menù, come vedi, è Davide Cianetti. Però effettivamente la consulenza è di Davide Cianetti. Lo chef in cucina, a capo della brigata e tutto, è Gianluca Passi. Ci abbiamo scambiato due chiacchiere mo, ci ha detto che la pizza con l'oca c'è ancora, ordiniamo qualcosa. I prezzi sono perfettamente nella media, anche forse un po' sotto rispetto a quelli del centro. Una carbonara 14 euro, mezza porzione 9 euro. Siamo a due passi da Piazza del Popolo. T'assicuro che potevano far peggio. Quindi pure a prezzi che stiamo, vediamo i sapori. Piamo una bomba salata, che sono le specialità loro negli antipasti, e in supplì, classico romano. Comunque ho guardato in cucina, pentole e bicchieri, sono lì da ieri. Luca, ma che soddisfazione che mi capisci le cifre. Bomba alla coda alla vaccinara, prezzo 6 euro. Ho detto una sciocchezza sui prezzi, almeno negli antipasti. Stiamo nella media Roma sì, ma il supplì costa 3 euro ho visto. Questo 6? Te sono usciti 10 euro per l'antipasto. E il profumo però, aprimo. E questo qua lo apriamo con le posate, no?
No. Mica siamo scemi, scusa, ci godiamo le cose. Guarda che bello l'impasto. Au, assaggiamo. Si vedono tutti gli odori usati per la cottura della coda vaccinara. Ci stanno gambi di sedano interi. Una bella botta. L'impasto è leggero, non c'è troppo olio, è poco saporito però. Quindi coda da vaccinare ad aglie, l'impasto della bomba, meno d'aglie. E mo proviamo pure il loro fritto. Perché sta arrivando il supplì. Supplì classico di Frezza. Prezzo 3 euro. Partiamo dal fatto che è bello scrocchiarello e pure grosso. Abbiamo un po' di mozzarella che ha tentato di uscire. E dentro il ragù sarà col manzo e con le rigaglie di pollo, che in pochi mo le usano dentro ai supplì. Sono belle proprio la tradizione romana. Che so, le rigaglie di pollo, so gli scarti del pollo. Ma tutti, cioè dall'interiore, dallo stomaco fino ai bargigli. Vediamo se fila. C'è poca mozzarella, però questa può essere pure una scelta di chi fa il supplì. La panatura è molto spessa e dentro ci stanno proprio i pezzoni di carne. È proprio un ragù ricco, bello corposo, eh? C'ha lo stesso atteggiamento del meccanico sotto casa tua. La panatura è abbastanza normale, un po' sopra la media, ma il ragù invece, il ragù regà. Pare che hanno fritto il ragù rimasto nella pentola delle fettuccine di tua nonna. È proprio ricco, saporito. Punti positivi e punti negativi. Però fino a mo si può fa. Mo ordiniamo la pizza. Siamo venuti apposta a voler provare quella con l'oca, quindi direi di sì. Come ti stai a trovare, Luca? Ma te ci pensi che tra 3 giorni c'è sta la finale del mondiale col Marocco e Luca è stato fino a mo' a cercare i biglietti per andare a Marrakesh? Se vince il Marocco andiamo a vedere la finale a Marrakesh. Scrivi fallo nei commenti e se vince il Marocco andiamo a vedere la finale a Marrakesh. Quant'è che costa Marrakesh? 90 euro, 9 giorni. 90 euro 4 giorni prima? Che? 4 giorni prima 90 euro. Andiamo a vivere in Marocco. Costa pochissimo. Andiamo con Gigi. Gigi è un amico nostro marocchino, ma non mezzo marocchino. È italiano. C'ha la nonna marocchina. Piamo la pizza. Tiè. Pare una bellezza. La pizza romana bassa e scrocchiarella di Frezza. La fichi con mozzarella fior di latte, spinaci, prosciutto d'oca e fichi secchi. Prezzo 14 euro. Il profumo è quello della cantina di tuo zio che abita in campagna. Famoci. Ha scrocchiato! Famoci la fetta. Assaggiamo. Siamo stati un po' infami a prendere una pizza così particolare. Oggi ve l'ho fatto vedere un po' la cucina romana. Però Frezza è pure questo, erano pure piatti speciali, un po' atipici per le cose che stanno in giro, quindi volevo assaggiarla e oh, ci sta. Il dolce del figo come si sposa bene con l'oca. Ah. L'impasto della pizza, buono, bello scrocchiarello. Mi dispiace che in alcuni punti è un po' troppo bruciacchiato. Però buona. La vuoi assaggiare, Lu? Col fico. Senti il rumore. Bello. Dovremmo provare anche una pizza rossa per saperlo, ma per adesso pizza romana. Che sta? Valutazione di sto posto fino a mo' comunque è un locale davvero molto diretto. Ma diretto tipo una centra in faccia. Una di quelle che tira Luca. Luca fa pugilato, però non fa le pizze. Però sarebbe bella aprire una pizzeria nostra. Se no ti tira una pizza. Mo direi cucina romana, andiamo a assaggiare una cacio e pepe, una carbonara, vediamo pure che ci consigliano. E ci hanno detto lei, e quindi lei, lo spaghetto fresco alla carbonara di Frezza, prezzo 14 euro intero, 9 euro mezza porzione. Guarda la crema, stai a vedere la crema. Au, 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 au. Guarda che un romano quando dice più di 3 au è grave, eh. È cremosissima, te devo pure di, è un po' poca. Questa è la porzione intera, sì, abbiamo preso la porzione intera. Però il profumo... Ah raga, crema e profumo. È un po' come quando siamo stati da Luciano o da Baccano, che sentivamo sti sapori, sti profumi assurdi. La quantità era quella che rosicavi un po'. Damo il boccone. Il guanciale pare proprio croccante, assaggiamo. Te lo devo far vedere con le dita. Il guanciale è esattamente come piace a me. Così croccante che si può rompere con le dita. C'ha sia la parte più croccantina che quella più grassa, gustosa.
Gianluca ha fatto i pezzi, complimenti al cuoco. Stiamo a parlare troppo, così poi abbiamo la crema che ci si rovina. Continua a mangiare, ma raga, complimenti davvero. Quindi riassunto, raga, poca ma perfetta. E mo' assaggiamo pure la cacio e pepe. Dietro c'è sta sto retrogusto di pecorino bello pesante, un treno merci, diritto qua. Mi piace sto posto perché mentre mangi sembra che ti stia prendendo a calci nei denti. Oggi tutte ste metafore sembra che sta sul ring, ma la sensazione è quella. Io ti direi pure di prendere la cacio e pepe e poi un secondo. E poi pure un dolce. Namo, è arrivata la cacio e pepe. L'abbiamo preso la mezza porzione per vedere com'è. Tiè. Cacio e pepe di Frezza, tonnarelli cacio e pepe, mezza porzione, 7 euro. Oh, ma pare più da carbonara di prima. Non è che pure prima abbiamo preso la mezza porzione e non me ne sono accorto. Era mezza porzione. Ma allora ci sta tantissimo. Mi sono sbagliato io. Se queste sono le mezze porzioni e vengono questa 7 euro, la carbonara 9 euro. Buono. Assaggiamo. Senti il suono che fa la cacio e pepe. 7 euro. Senti il suono dei 7 euro. Ottimo. Raga, così sì, ma proprio voglia. Con la cacio e pepe? Magari stiamo uno scalino sotto rispetto alla carbonara prima, ma pure questa, raga. Se questa te la facesse a casa un amico tuo, gli diresti ammazza che cacio e pepe. Ti riempie la bocca, te la sciacqua di bontà, va dritta al punto. Ci stiamo. Luca, puoi farla, puoi favorire. Luca è pieno. Lo stai a fare davvero? Lo stai facendo solo per il bene della recensione. Del web. Ah, raga, questa è la forchettara di Luca che pure se è pieno sta a fare il content. Il food blogger forse siete. Dammi la telecamera. Com'è stato, Lu? Buono, un'esperienza, ragazzi. No, raga, niente, siamo di nuovo tristi. Ci hanno detto che non è vero, la carbonara era intera. Carina comunque, 7 euro da cacio e pepe, che poi sembrava poco meno della carbonara. E mo però c'ho il cuore un attimo scheggiato perché avevo capito... Vabbè, no, la carbonara era intera, questa era a metà. Ottimo, bel pollo alla cacciatora, poi il dolce e poi ce leviamo perché cioè, ci stanno i cuochi che vorrebbero andare a casa, quindi nel senso, siamo là che li guardiamo attraverso le vetrate a mettergli ansia, direi no, namo. E ecco qua, pollo alla cacciatora di Frezza, porzione intera, prezzo 14 euro. Pure qua il profumo bello casalingo, guarda che tenero il pollo. Ti fa venire l'acquolina in bocca mentre ce l'hai già in bocca. Buonissimo, e buonissimo anche il sapore dell'olio, il profumo delle olive. L'unica cosa è che pure qua, questa è la porzione intera, è un po' piccola. Bello tenero, buono, tanto così dall'emozione a me. Quindi buono ma non buonissimo. Vuol dire pure che dobbiamo però andare sul dolce. E andiamoci su sto dolce. Ci hanno detto che il tiramisù lo fanno loro proprio a mano. Dagli dei tiramisù. E eccolo qua, il tiramisù de Frezza. Mousse di mascarpone con biscotto imbevuto al caffè, prezzo 8 euro. Il profumo di cacao arriva diretto. La crema pare un po' pallida. Il retrogusto è bello deciso. Questo è un tiramisù normale. La cremosità ci sta. Veramente soffice in bocca. Come un cuscino per il palato. Ma lei è un professionista. Lo famo il canale tuo The Food? Faccio io il cameraman. Ho detto il giorno di contrario. Luca quello. Il giorno di contrario. Normale comunque, come tirami su, anzi 8 euro so pure un po'. Però finimolo, uscimo fuori e lasciamo liberi sti. Da bella gente che sta qua a lavorare, aspetta che noi ce ne andiamo perché siamo i soliti. Dai, il locale è vuoto, ci siamo non solo noi. Cor quasi che ce ne andiamo, ora ricominciamo. 7 carbonare. Mezza porzione. Mezza porzione. Finimo il namo. E siamo fuori. Ci stava ancora il signor Claudio Amendola. Quindi proprio attento al ristorante suo. Bello. Si mette là, fa i conti, fa gli scontrini. Oh, dobbiamo fare le 3Q. Quantità, quanti... Oh, comunque mezze porzioni sono abbottato come un cavallo. Abbiamo mangiato 3Q. Qualità, quantità, quanto costa. Qualità. Io a Frezza, visto che ci sono stati dei piatti che ci hanno proprio convinto e altri un po' meno, gli darei 7,5. Diplomatico. Ci verrei di nuovo a assaggiare i primi di Gianluca, perché ci verrei a assaggiare la pizza, però difficilmente ci verrei apposta per altro. Un equilibrio. Il mezzo in più glielo do per il prosciutto d'oca, perché era... Eppure per il guanciale carbonara, perché era... Seconda Q, quantità, ho rosicato 5.
A parte che siamo inciampati sul discorso mezza porzione, porzione intera. Però le quantità mi sembrano veramente un po' ristrette. Quella carbonara, che la ciotola me la riempiva, probabilmente prendiamo solo quella, ma bottavo. Però sarebbe stato proprio il piattone, bello. A un passo comunque, dall'ok, dal ce posso sta. Quindi recuperabilissimo. Terzo punto, quanto costa? Frezza, cucina le coccio, siamo andati che pensavamo costasse veramente quasi poco rispetto al centro di Roma. E effettivamente era così, su molte cose. E considerando che appunto, là c'è Piazza del Popolo. Però effettivamente è strano fare una media, perché abbiamo una cacio e pepe, quella mezza porzione 7 euro, onestissima, wow. E altri prezzi come il tiramisù a 8 euro o la bomba fritta, che per quanto buona 6 euro. Ah, volevo fare una media così, sta onesti, gli diamo il 6. Però 6. Mo però alla fine del 6-3Q, che io un po' odio, perché i voti così aiutano un po' a raccontare il posto, ma non riescono mai a approfondire davvero, vorrei dare un bonus. E perché? Perché a parte la buona volontà di Claudio Amendola che sta là a lavorare, a me mi è piaciuto troppo Gianluca Passi, il cuoco. Gianluca Passi fa i primi di Cristo. Bravo, quel ragazzo arriverà in alto. Glielo auguro, ci credo pure. E complimenti pure a Claudio Amendola, perché ha messo su una squadra che mai coglioni. Au, abbiamo finito. Guarda che roba, c'è pure un cane bello. 15.000 like e andiamo al prossimo posto. Scrivilo qua sotto. Io da quello che so c'è a Barantuomo che c'è la polpetteria. Poi non lo so. Grazie del like, grazie del follow, grazie del commento, grazie di essere una bella persona. Te voglio bene. E voglio bene pure a Gianluca Passi, l'ho già detto? Voglio bene a Gianluca Passi. Noi ci vediamo al prossimo video. Per qualsiasi idea qua sotto, Pratti sfido andare a mangiare a casa di Gianluca Passi. E sta a prendere bene. Non si... m'ha preso, quell'uomo m'ha preso. Luca, te come sei stato? Voglio bene. Luca si voleva fare la foto con Claudio Amendola, però io ho detto no dai Luca, non damo fastidio, cerchiamo di essere professionali. Mi ha intristito. Lo so, c'è uno senso. Bella zia. Lorenzo. Vedi i tuoi video. Grazie fra. Ora sei nel video fra. Ora sei nel video, non lo riprendiamo fra, però ora è nel video. Grande. Bella. Ciao fra, che bella di essere il popolo. Ma era felice, era... Che stavamo a dire? Ah, la foto! Allora non se l'è fatta, ora mi sentirò in colpa. Però così siamo sembrati brave persone. Sembrati brave persone. E detto questo, dobbiamo davvero salutarci. Siamo arrivati al finale. Portiamo questa a casa, così ci abbiamo la cena per stasera. Bella zia.